Ehi, voi bentornati sul canale di Genetic DNA e in questo gameplay di Splinter Cell Blacklist ci siamo presi una pausa lunghissima. Allora, l'ultima volta avevamo fatto praticamente, se non sbaglio, l'impianto a gas. Quella stazione di impianto gas che era successo di tutto e di più. Quindi adesso qua abbiamo una nuova missione che è a Bunker F, Denver, Stati Uniti, compagnia sempre solitaria. Poi magari vedrò, magari se riesco. Riteniamo che la crescente instabilità negli Vabbè, Stati tutta questa Uniti roba causa. qua. Andiamo col briefing. Che fai? Giochi col coltello? No, ma che fai? Giochi col Quindi coltello sul quello è l'unico tavolo? Touch? ingresso. No, cioè mi Controlla rovini le il difese touch. secondarie. Scusa. Grim, vabbè. abbiamo il presidente in linea? Sì, ma non ci rispondono. Che cosa? Un attimo. Abbiamo la sua assistente. Piacente, ma il presidente è occupato con affari molto urgenti e non può parlarvi. Le dica che è Fourth Echelon. Sì. Lo sa, mi spiace. Ascolta, lo so Presidente. che ti senti speciale perché bevi il caffè col presidente, ma io ho molti amici nel congresso. Mi sta minacciando? No. Passami il presidente o tu con Washington hai chiuso. Questa è una minaccia. Presidente, Caldwell. Crediamo che Sadiq miri al bunker F sotto l'aeroporto di Denver. Non più. Aveva degli agenti dormienti nel bunker. Sadiq ha il controllo del bunker e afferma che è collegato ad armi chimiche. Possiamo essere lì in 2 ore. No, voi tornate a casa. Cosa? La situazione è sotto controllo. Delta ha stabilito un perimetro intorno al bunker. Sadiq è disposto a parlare. Nelle sue E da condizioni. quando gli Stati Uniti negoziano con i terroristi? Ha catturato le alte sfere del governo e dell'esercito. Incluso il segretario della difesa. Sadiq non può ammirare all'estorsione. È troppo semplice, troppo poco. Purtroppo il mondo libero non si governa con l'istinto. Forse lei ha le mani legate, ma io Non le ho dato licenza di uccidere per portare avanti la sua vendetta personale. Abbiamo la situazione sotto controllo. State cadendo nella sua trappola. Lasci che io sia molto chiara. Tutti gli aerei, Paladin incluso, restano a terra. L'aviazione ha ordine di abbattere qualunque cosa si avvicini a Dobbiamo andare a Denver e uccidere Sadiq. Ma non posso farlo da solo. Denver. Cioè, avidità zoccola di una presidentessa. Allora, certo. Andiamo a Denver. Andiamo a Denver. Andiamo a Denver. Andiamo a Denver. E tutti a Denver. Sì. Grim, che possibilità abbiamo contro le difese antiaeree di Denver? Useremo la neve come copertura per entrare nello spazio aereo. Charlie dovrà aiutarmi con le contromisure. Certo, Grim, volentieri. Cosa? Ripeti. Sam, il pilota si rifiuta di portarci. Sollevalo dall'incarico. Porta su Cobin. Noi abbiamo l'altro pilota. Loro sono Allora, di più vediamo un e più attimino. armati, e perdere ostaggi non è un'opzione. La possibilità migliore è usare le granate a gas e il trirotore. Buona fortuna. Allora, il trirotore l'avevo potenziato l'ultima volta. Poi le granate a gas. Soporifero. Mina stordente. Mina incendiaria. Può sempre servire, non si sa mai. Ma io direi che forse prendo la flashbang, che tanto. Però mi sa che ho tolto qualcos'altro. Ah, infatti mi ha tolto il trirotore, bastardo. Facciamo così, aspetta, aspetta. E allora facciamo così. Granata fumogena. Ho il gas soporifero. Aspettate un attimo qua, Cristo che qua. Mi sa che mi ha tolto qualcosa. Infatti la microcamera mi ha tolto, ma porca troia. Ok, togliamo la bomba fumogena. Riponi e microcamera. Preferisco avere la microcamera Ok, allora l'arma speciale, l'arma speciale perché è cinese. Allora, quest'arma speciale. Teoria. Ok. Tutte pest. Boh, io direi che si può andare con la missione Splinter Cell Blacklist. BFF sembra un albero di Natale. Io penso alle Ma che cose.
che bel aeroplanino. Ce ne voglio uno. La squadra Delta si avvicina in assetto da battaglia. Beh, potrebbe essere un problema. Abbiamo i bersagli secondari? Sì, c'è un'area di controllo con accesso ai sistemi ambientali, difensivi e di comunicazione. Caso il virus degli ingegneri. Allora io direi. Collegatene uno a ogni sistema e il bunker andrà in lockdown. Il loro sistema è autonomo, se non per un dettaglio. Quando si attiva la continuità di governo, tutti i dati dell'esercito e del governo vengono trasferiti nel bunker. Ecco cosa vuole Sadiq. Vogliamo avvertire il presidente. Forse controllano il traffico radio. Rimarremo in silenzio. Tenetevi forte, siamo sotto i radar. Ci farei ammazzare. Ora la parte divertente. Via le luci. Piazza carrello. Sei pronto? Andiamo. Tutti pronti? 15 metri. Cosa facciamo adesso? Preghiamo. Preghiamo. Bene. Bunker F, Denver, Stati Uniti. Allora, qui vediamo di fare una bella cosa con calma, visto che non ho voglia di spararmi. Purtroppo negli altri gameplay di Splinter Cell ve li ho sparati tipo a 50 minuti quasi, e mi sembra una cosa veramente assurda, quindi cerchiamo di stare al massimo sui 20 minuti e poi ci fermiamo. E poi aspetterete altri mesi, anni. No, scherzo. Eccoci qui. Merda. Ehi, allora ci sono. Charlie. Stanno salendo a bordo, non so quanto mi resta. Ok, lì ci sono i laser. Gestisce la climatizzazione. I laser dei mirini. Trova un modo dei per ciocchini. Passare dal condotto tutti e sarai dentro ciocchini. Il bunker. Poi collega i 3 drive che ti ho dato. Installerai un virus sul loro sistema. Poi okay. Infilati nello spazio sotto alla merda, sala tattica. Cos'è quello? Da lì puoi attivare c'è la sequenza Villa. Di blocco. Ehi, gente, disarmato, sono un civile non armato. Disattiva la ventola o tieni accesso al bunker. Guarda lì, c'è Panzo Villa. Ciao Panzo Villa. Ah, vai di là. Vai di là, Panzo Villa. Non qui, di là. C'è una tipa giù in fondo. Ha bisogno di te. Ecco, bravo bambino, vai fuori dalle palle. Io cerco di non farmi sgamare da quei cazzi di cecchini. Ciao Panzovilla. Stronzovilla. Io cerco di... Qua ragazzi sono veramente nella merda. Mi sa che mi faccio sgamare come un povero pollo. Guardate qua. Ah dai stronzo, levati dalle... Troia, ma siete proprio... Minchia, 1, 2, 3. Vabbè, Panzovilla intanto dove cazzo è andato? Ok, non lo vedo. Ma niente, lasciamo Panzovilla alla sua cosa, però qua... Oh! Fischia, c'era un altro Panzovilla. Stavo per fare la fine. Dove sei, panzone di merda? Ah, non c'è niente! Era l'ombra! Bravo. Ok. Qua è una bella figura. Via. Salve, buongiorno, tutto a posto? Famiglia anche? Oh cazzo, dove vai, stronzo di Madonna? Oddio.
ma insomma. Sì, voi guarda, io passo di qua perché forse è più comodo. Magari non mi ci sgamano qua. Io adesso ti prendo le spalle a te. Toh. E tu pezzo di merda. Così impari. Laptop. Dove cazzo è il laptop? Sarà giù di sotto. Oh, cos'è? Così è. Dov'è? Qui. Ok. Andiamo qui a vedere un po' cosa c'è qua dentro. Scendi. Oh, bella idea di merda. Bravo. Sì, sì, amico. Allora, sbirciamo sotto e vediamo un po' cosa c'è qua dentro. Salve, buongiorno, tutto a posto? Sì, lo so che voi siete dei pezzi di merda. Però io ho trovato un'altra grata. Passiamo dalle grate, va. Ho trovato uno dei nostri privo di sensi. Cercate chi è stato. Ti così ci deve un guazzata. Sono un ninja. E disattivare. Ninja. Voilà. E guardate qua cosa c'è. Laptop. Dai, hackeriamo il laptop. Oh, fisarmonica. Fichissimo. Ok. Ma come esco? Buongiorno. Scusate, E io me ne vado. Tanto a voi non me ne frega niente. Aspettate che chiudo qua la porta, perché magari vi entra corrente d'aria e poi vi ammalate. E non si sa mai che qua. Ok. Vediamo. Io passo sempre da qui. Dovrebbe esserci ancora. Oh, cazzo, dov'è? Ma scusa, ma dove cazzo sbuca quello? Ma tu pensate. E che quelli corazzati sono pericolosissimissimi. Ah, dai, non dirmi che vieni qui. Dove vai? Oh, via. Salve. Là dentro c'è una persona che non sta bene. Ha avuto uno svenimento. Ok, perfetto, io me ne vado fuori dalle palle da qui. Ok, cerchiamo di camminare in modo papato. Dov'è che devo andare? Ma io direi che forse era qui. Sì. Ok, discesa veloce. Oh merda. Sono Sadik. Aggiornatemi sulle difese. Ingresso principale chiuso, XRM pronto. L'altro ingresso. Stiamo piazzando cavi e G4. Ma dove cazzo arriva quello, scusate?
Oh merda, oh merda, merda, merda. Oh no, no, stai su, stai su. Oh mamma mia, santissima. Ma cos'è sto scherzo? No, dai ragazzi, veramente, cos'è uno scherzo di carnevale? Ah, aiuto. No, ma questo... No, ma vi giuro, questo è uno scherzo, vero? Oh, vai su, vai su. Che fichissimo. Siete dei bastardi, però, eh. Oh, 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 oh. Ti, 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 ti. Dove cazzo devo andare? Porca puta, porca puta, porca puta, porca puta, porca puta, porca puta. E via. Cioè, siete proprio dei pazzi, eh. Voilà. Ok ragazzi, qui mi ha fatto il salvataggio e io praticamente vi saluto e vi aspetto al proseguo di questo gameplay. Ciao a tutti da Genetic DNA.